Buonasera ai telespettatori di Le Fonti TV e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di New Insurance, il magazine di Le Fonti che si occupa appunto del mercato assicurativo. Quest'oggi cercheremo di sviscerare le tematiche e i trend con un ospite d'eccezione, Enrico Vanin, amministratore delegato di Aon SPA e Aon Hewitt Risk and Consulting. Grazie per essere qui. Grazie a voi e buonasera. Iniziamo subito da quelli che sono i trend del mercato assicurativo 2018. Anche l'ANIA ha reso disponibili alcuni indicatori dal contesto evidentemente macroeconomico a quello poi italiano. Sicuramente un dato positivo è quello che emerge dal 2017, che ha segnato per il comparto assicurativo a livello globale, si parla di più 15,6%, per cui delle cifre sicuramente importanti. Ma quali saranno gli elementi, i fattori di tendenza del mercato? Allora, devo dire che leggere i dati dell'ANIA non è mai semplice, perché evidentemente consolidano i numeri che vengono da diverse direzioni. E il mercato è cresciuto, però è cresciuto il mercato vita, che evidentemente rappresenta la quota parte più importante del mercato assicurativo italiano, che è superiore ai 100 miliardi di euro all'anno. Questo mercato certamente è cresciuto perché è perfettamente in linea con i trend, che sono i trend che vedono nel tema della salute da una parte, delle pensioni dall'altro, degli argomenti che sono al centro dell'attenzione di tutte le persone, dei governi e anche dei cittadini. E pertanto è normale che le persone investano in prodotti vita di più di quello che investivano in passato. E questo oltretutto è anche un trend sano, cioè è giusto che sia così. Per quanto riguarda il mercato danni, quello che invece quindi chiamiamo mercato non life, il mercato direi che è sostanzialmente stabile. Evidentemente forse potremmo casomai, volendo analizzare i dati, capire la differenza, come si è mosso all'interno di un dato stabile che è in circa 32 miliardi di euro all'anno, come si è mosso il mercato. Nel senso, se togliamo questi 32 miliardi, 17 miliardi di auto, quello che è il motor, insomma l'RC auto, che evidentemente è un mercato molto retail, anche questo abbastanza stabile, rimangono circa 15 miliardi di prodotti non vita, quindi non life, che sono i rischi tradizionali che vengono affrontati dalle imprese, tra i quali di solito principe il property liability, quindi il mondo dell'incendio, del furto e della responsabilità civile, che quindi conta più o meno 15 miliardi. Un dato onestamente abbastanza modesto per un mercato maturo come è o vorrebbe essere l'Italia, che denota una certa tendenza alla sottoassicurazione, diciamo, la poca volontà, il poco appetito ad assicurare i rischi da parte degli italiani, nonostante i trend macroeconomici mondiali dimostrano che l'assicurazione invece è uno strumento sociale anche di gestione del rischio molto importante, questo sia vis-à-vis ai rischi tradizionali che ai rischi emergenti, per esempio il famoso rischio cyber, che è un rischio molto attuale. Di cui assolutamente poi approfondiremo. Secondo lei, da che cosa può essere dovuta questa scarsa affezione da parte degli italiani all'assicurazione danni? È proprio connaturata? È un po' culturale, diciamo che l'italiano vorrebbe assicurarsi al terremoto dopo che il terremoto c'è stato. Sì. Invece diversamente bisognerebbe assicurarsi prima. Poi c'è una questione culturale, proprio diciamo sistemica, che è collegata al fatto che se noi oggi facessimo un RC obbligatoria dell'abitazione, così come in Francia, che considero un paese particolarmente civile, probabilmente oggi verrebbe vissuto come una tassa, cioè come un'imposizione che il governo farebbe ai cittadini per pagare l'ennesima tassa agli assicuratori cattivi. In realtà, se torniamo veramente alla natura delle assicurazioni, quindi alla loro funzione mutualistica, questo è totalmente sbagliato. Il senso dell'assicurazione è proprio quello di condividere e suddividere, proprio con il concetto mutualistico, il rischio tra tante persone per fare in modo che l'evento catastrofale di uno venga coperto dai costi sostenuti da migliaia di persone. Quindi funziona tanto più questo qui diventa esteso. Ripeto, in una situazione di crisi dalla quale stiamo uscendo auguratamente, anche se molto recentemente, è difficile pensare di dire a un italiano che deve pagare obbligatoriamente l'RC dell'abitazione. Quindi un po' c'è la sua scarsa cultura a coprirsi prima, c'è un po' anche un tema collegato alla nostra epoca che rende difficile questo tipo di approccio. Poi in realtà io ho detto che il mercato è stabile anche perché i tassi assicurativi sono in discesa.
Questo è un po' in controtendenza, nel senso che l'aspettativa sarebbe stata quella di vedere, soprattutto nel mondo del property, un aumento dei tassi assicurativi e di conseguenza, per lo stesso rischio, un tasso più alto, un aumento dei premi, quindi un aumento del mercato. Questo anche perché lo vediamo, il tema dei catastrofali, quindi degli eventi atmosferici, e questo si vede guardando i telegiornali, guardando la televisione, si sta in qualche maniera inasprendo in maniera molto evidente. Possiamo pensare, magari non in Italia, a parte il tema del terremoto, delle alluvioni che molto spesso accadono purtroppo ormai con più frequenza in Italia, pensiamo a quello che è successo ai Caraibi qualche mese fa, che sono stati sostanzialmente rasi al suolo e dove gli assicuratori hanno giocato un ruolo importantissimo, perché si parla di danni assicurati, perché i danni complessivi sono molto superiori purtroppo, forse 10 volte tanti, se non 20 volte tanti, che vanno dai 50 ai 150 miliardi di dollari. Quindi di beni che sono stati assicurati, che verranno in qualche maniera rimborsati dagli assicuratori. È evidente che questo denota il fatto che questi elementi atmosferici che si stanno inasprendo e che sono molto più frequenti, le statistiche che la mia azienda, che ormai è una data driven azienda, cioè fa molto riferimento all'analisi statistica dei dati, sta facendo, dimostrano che un evento catastrofale che ha una probabilità di accadimento di una volta ogni 100 anni oggi è una probabilità di accadimento di 5 volte superiori, cioè accadeva un evento catastrofale una volta ogni 100 anni, adesso ne cadono 5. Ogni 20 anni c'è un evento catastrofale major, molto importante, uno tsunami, piuttosto che un terremoto, piuttosto che qualcosa di molto importante. Ma se questo è vero, già questo deve portare ad una predisposizione a un'assicurazione superiore. Allo stesso tempo, siccome questo sta accadendo, l'aspettativa è che un evento come quello dei Caraibi fa aumentare il tasso invece questo non è successo in maniera particolare. Allora, è ovvio che non siamo direttamente collegati ai Caraibi e pertanto sì, non doveva succedere qua. Siamo globali, ma siamo anche globali, quel global che ma non è la ancora forse così globali. Sì. È anche vero che alcuni rischi evidentemente che vengono rinnovati, se hanno delle esposizioni nordamericane, caraibiche importanti, sicuramente hanno visto un aumento dei tassi. È vero che alcune compagnie che hanno dovuto rivedere gli accordi di riassicurazione, i trattati di riassicurazione, in peggio, perché magari avevano in pancia dei sinistri importanti nei Caraibi, si sono trovate ad avere una politica assuntiva ovviamente più rigida e quindi con tassi più alti, ma questo è quasi invisibile nel mercato oggi. Oggi sostanzialmente il mercato avrebbe dovuto aumentare, ma è addirittura invece possibile ottenere dei tassi sulle polizze property che sono in riduzione. Se uno ha un buon rischio può portare a casa un prezzo migliore. Per cui, insomma, un mercato che risente di quello che è il contesto macroeconomico, ma forse non così come ci si aspetterebbe, non secondo le cosiddette previsioni. E il mercato invece, dal punto di vista proprio dei player, sta cercando un po' di trovare nuove fonti magari di insomma leadership attraverso delle partnership che si vengono a creare, forse per intercettare meglio e in maniera più trasversale quelle che possono essere le tendenze, così come anche dare risposte al consumatore. In questo senso anche voi avete stretto diverse partnership, ma è comunque abbastanza comune, lo stiamo riscontrando. È un po' per rispondere a quanto anche accennavo, per quali esigenze? Beh, allora sicuramente la nostra industry è una industry in forte trasformazione. Noi in quanto broker di assicurazioni probabilmente rappresentiamo un po' la punta di questa trasformazione e siamo sicuramente molto orientati all'innovazione anche tecnologica e quindi a seguire, a portare per primi queste innovazioni all'interno del nostro mercato. Quello che almeno noi come azienda stiamo cercando di fare, ma in realtà si sta diffondendo, è vero, non solo al nostro mondo ma anche al mondo delle assicurazioni, mi viene in mente, soprattutto visto che siamo italiani, l'esempio di Generali con la recente costituzione di una società dedicata che si chiama Wellion, il mondo della salute. Quindi sostanzialmente quello che il mondo delle assicurazioni sta facendo è di focalizzarsi sui rischi delle organizzazioni e delle aziende, ma allo stesso tempo di focalizzarsi anche sul rischio delle persone. Noi che siamo un'azienda americana parliamo proprio di risk and people, cercando di mettere nel mondo risk il mondo corporate tradizionale piuttosto che affinity, cioè quindi dei professionisti, e dall'altra parte mettere il mondo delle persone. E ecco che torniamo a parlare di nuovo di, io lo dico in inglese, healthcare and retirement, quindi salute
e di pensioni, perché sono due rischi. Oggi, visto che abbiamo parlato di trend, i trend sono veramente molto significativi. Da un lato c'è un aumento della popolazione veramente importante. Arriveremo entro il 2040 a 9 miliardi di persone nel pianeta. Questi 9 miliardi di persone nel pianeta oltretutto vivono un tema di sperequazione che non è da sottovalutare, visto che siamo qui in tema campagna elettorale, perché infatti, è molto importante la corretta distribuzione della ricchezza, perché questo evidentemente genera squilibri. Ma di questo elemento, la popolazione sta invecchiando, l'età media sta crescendo significativamente. Dati Istat recentissimi l'hanno testimoniato ulteriormente. Tra parentesi, uomini e donne in maniera abbastanza simile, le donne si stanno abbastanza allineando agli uomini, c'è un tema comunque di stili di vita molto forte, ma in generale comunque la vita media si sta allungando. Allora, questo cosa significa? Che se noi abbiamo più persone che vivono più a lungo, evidentemente c'è un tema di sostenibilità finanziaria a medio e lungo termine sia del sistema sanitario nazionale che del sistema pensionistico nazionale. E questo adesso io lo sto discutendo in Italia perché mi occupo dell'Italia, ma in realtà per la nostra azienda è un tema globale, perché che sia lo Stato italiano, sia quello francese, o sia quello cinese o quello americano, con modelli anche molto diversi magari tra di loro, lavorano per lo stesso obiettivo, che è quello di dare assistenza sanitaria ai cittadini e dare delle pensioni adeguate ai cittadini. Evidentemente già oggi siamo in un contesto nel quale la parte pensionistica, almeno per quello che riguarda l'Italia, non è chiaramente adeguata. Sappiamo che nel recente switch al recente modello contributivo, evidentemente oggi le pensioni rischiano di non essere adeguate per mantenere il tenore di vita atteso delle persone. Se poi queste persone vivranno ancora più a lungo, probabilmente, non potendo modificare la vita delle persone, dovremo modificare la pensione, e quindi dovrà diventare ancora più corta, dovrà diventare ancora meno importante la cifra che verrà loro data, e quindi c'è un tema di sostenimento degli stili di vita. Dall'altra parte, il tema dell'assistenza sanitaria, credo, a mio modesto avviso, che non sia tanto un tema di qualità. Noi a volte ci lamentiamo anche un po' troppo del nostro paese. Il nostro paese è un sistema sanitario che tutto sommato funziona, che per alcuni è un modello addirittura, magari non sarà quello francese, che forse ha capito, per me è un po' un riferimento. Però è un sistema veramente molto, molto efficiente, che copre molto i cittadini. Allo stesso tempo anche loro hanno un problema di finanziamento di quel sistema e dovranno intervenire esattamente come noi. Il nostro sistema funziona comunque, ha un tema di accessibilità. Il tema infatti di accessibilità, tra l'altro adesso siamo anche in periodo di campagna elettorale per cui si parla di finanziamenti, di accessibilità su vari fronti. Una curiosità, quanto anche una campagna elettorale in cui si fa leva su comunque anche dal punto di vista della tassazione sempre meno, può impattare anche nell'appeal che il mercato assicurativo può avere? Probabilmente può impattare molto. Molto, ok. Perché come le dicevo prima, noi non abbiamo sicuramente l'interesse di impattare sul mondo politico, perché non è il nostro mestiere. Poi ho fatto l'esempio di una polizza RC dell'abitazione, che se venisse imposta da un governo, evidentemente probabilmente non verrebbe votato, ma se fosse votato per il mondo assicurativo vorrebbe dire una raccolta premi molto importante. Bisogna capire quali sono i contesti. Sicuramente la RC dell'abitazione è un segno di civiltà, però forse non è un'urgenza immediata, mentre nel mondo della salute e delle pensioni c'è un'urgenza immediata, e lì il mondo assicurativo può fare tanto. Sulle pensioni già oggi esistono tutti i prodotti vita di cui abbiamo parlato anche prima, che sicuramente integrano moltissimo e danno già la possibilità, perché questo deve essere evidentemente un must per tutti, quello di integrare le soluzioni pensionistiche obbligatorie con soluzioni pensionistiche private integrative che consentono di colmare questo gap di reddito atteso futuro. Qui c'è un tema anche di cultura, perché questo problema riguarda chiunque, a qualsiasi età, anche lei che è molto giovane, in realtà dovrebbe essere sensibile a questo argomento e preoccuparsi oggi di mettere in piedi le soluzioni assicurative adeguate per essere coperta domani. Non ci può pensare quando è troppo tardi. Ringrazio per il molto giovane, ma in realtà sì, no, ma sicuramente anche insomma, occupandoci lato non solo assicurativo ma anche di investimenti, sicuramente quello di una creazione anche di un portafoglio che in un'ottica futura insomma, possa avere sicuramente un appoggio importante è un tema sicuramente chiave.
E sulla salute, giusto per chiudere, è immediato. Cioè qui non c'è nemmeno bisogno di spiegare, sensibilizzare culturalmente della necessità. E il mondo assicurativo può fare moltissimo, sia con servizi assicurativi che magari servizi non necessariamente assicurativi, come l'accesso alle reti mediche sanitarie, quindi dare la possibilità di accedere a dei prezzi calmierati, assicurati o meno, le persone all'assistenza sanitaria. Perché oggi chi non può permetterselo deve aspettare, e purtroppo quando uno ha mal di denti aspettare non è che sia esattamente la cosa migliore da fare. Diventa la cosa forse più fastidiosa in assoluto. Poi ci ricollegheremo proprio a questo argomento parlando in maniera più ampia di tutto un sistema welfare. Ma veniamo a un altro grandissimo trend che è legato all'onda lunga delle nuove tecnologie, per cui anche di progetti blockchain su cui state direttamente lavorando, tutto il concetto di insurtech. Come state affrontando il tema? Allora, noi siamo molto attivi, come dicevo, ma forse un po' proprio questa quota parte, quella piccola parte di cui noi facciamo parte, un assicurativo, che è quello del brokeraggio assicurativo, è forse un po' più innovativo del resto, perché è anche forse portato di più all'innovazione. Il mondo assicurativo, secondo me, deve darsi un po' una svegliata. Ci sono delle grandi idee in giro, sì. Ci sono delle start-up molto interessanti, se ne parla moltissimo. Evidentemente anche di queste famose polizze a consumo, la possibilità di paga come guidi, paga quanto guidi, piuttosto che le assicurazioni istantanee, se ne parla molto. Come tutte le startup, evidentemente oggi il risultato è ancora abbastanza scarso. Credo che questo dipenda non tanto dalla tecnologia, che è assolutamente capace di abilitare questa tipologia di prodotti e servizi, tanto quanto dalla incapacità del mondo assicurativo di mettere a disposizione dei prodotti adeguati a questo tipo di tecnologie. Se devo fare un paga l'RC auto come guidi, devo avere un prodotto che è stato costruito effettivamente per avere un premio finale proposto all'assicurato che sia veramente direttamente collegato come guida a quanto guida. Oggi questo si racconta, ma ancora non si fa. Però è una direzione che è stata presa. Noi come broker abbiamo un ruolo importante, perché abbiamo la possibilità di colmare un po' questo gap che le assicurazioni hanno, che sono ancora molto tradizionali. Lo abbiamo fatto, è da tanti anni che innoviamo, abbiamo moltissime soluzioni informatiche, tecnologiche, che oggi migliorano di molto l'esperienza assicurativa dei nostri assicurati clienti. In particolare sull'area dei sinistri, perché l'area del sinistro è l'area sulla quale io ho un cruccio particolare, poi perché alla fine dei conti il mondo assicurativo è un ciclo produttivo invertito, dove prima uno paga per ottenere la copertura, un rischio potenziale evidentemente esistente ma ipotetico, e poi nel momento in cui si manifesta evidentemente finalmente viene erogato un servizio. Io dico sempre, è sempre meglio pensare di tenere la polizza nel cassetto, di non dover mai tirare fuori, però nel momento in cui viene tirata fuori deve funzionare. Allora, questo è un po' anche il ruolo del broker, farla funzionare, che sia una polizza che abbia, si dice, un wording che funziona e che abbia le coperture adeguate. Ma al di là del wording, cioè che sia una copertura fatta bene, che non è scontato, ed è lì che interviene il consulente assicurativo, poi bisogna fare anche in modo che se questo sinistro c'è ed è coperto venga pagato. Molto spesso l'assicurato ha un po' poca fiducia nel mondo assicurativo, in parte non meritata, in parte meritata non perché c'è cattiva fede, ma perché c'è talmente tanta inefficienza nel gestire il sinistro che alla fine sembra che l'assicurato non lo voglia pagare, lo voglia pagare di meno, eccetera, eccetera. In realtà, credetemi, gli assicuratori, soprattutto quelli principali, quelli storici, generali, Unipol, AIG, i grandi assicuratori, è gente per benissimo e non ha intenzione di non rispettare i contratti. Però se dovessimo guardare dal punto di vista dell'esperienza del consumatore, non è una bella esperienza. È come entrare a comprarsi una macchina, essere trattati male, rimanere lì 3 giorni, non ti parla nessuno, non sai se te la vogliono dare. Quindi una customer satisfaction, ecco, che non è proprio ai livelli ottimali. Un approccio più orientato al cliente cambierebbe di molto. Noi ci abbiamo investito, visto che abbiamo fatto tecnologia, abbiamo molte piattaforme proprio collegate a migliorare l'esperienza dell'utente quando ha un sinistro, soprattutto nei sinistri di frequenza, il caso, visto che torniamo alla salute, del caso del polizza di rimborso spese mediche, dove ci occupiamo noi di gestire il sinistro per conto del cliente, lo denuncia noi, addirittura abbiamo un servizio che gli consente di essere interamente anticipato e poi andiamo a recuperarci il sinistro dell'assicuratore.
Non è stato facile implementarlo né tecnologicamente né politicamente, perché l'assicuratore ha la prerogativa di pagare i sinistri, però ha capito che noi abbiamo colmato un gap di percezione di qualità del servizio. Sinistro va pagato, lo paghiamo subito noi, poi ci mettiamo d'accordo tra di noi, tra operatori, che ci capiamo. Beh, sicuramente anche a livello culturale è anche una bella svolta È da una bella far svolta. come percezione anche della categoria, visto che si Sì. parlava anche di tutela della categoria. Poi un'altra cosa che mi piace raccontarle è che oggi, visto che parliamo di... noi stiamo parlando di assicurazioni, ma dietro le assicurazioni ci sono sempre i rischi. Evidentemente in tutte le industrie c'è una forte specializzazione, anche nel mondo assicurativo, quindi i prodotti si stanno specializzando molto e si ragiona con molta più competenza che in passato, si è affinato il meccanismo di assunzione del rischio. Allo stesso tempo, ripeto, si parla di rischi. Conoscere molto bene il rischio aiuta a trasferirlo efficacemente al mercato assicurativo, se non addirittura a mitigarlo prima di trasferirlo al mercato assicurativo, quindi a rendere necessario un trasferimento minore o parziale o più efficace. Lo trasferisco tutto, ma conoscendolo meglio riesco a fare un'attività di sottoscrizione del rischio migliore, condizioni migliori, economiche, tecniche migliori. Quindi è molto importante anche investire nei dati, nelle informazioni. E noi, per esempio, abbiamo fatto da moltissimi anni investimenti per 300 milioni di dollari, sono 5 anni che li facciamo. Quest'anno credo siano cresciuti a 350 milioni di dollari a livello globale, proprio in analytics. E parlo di analytics, non di big data, che è una Sì. parola un po' mistrattata. Sì. Big data vuol dire tanti dati, ma poi tanti dati, se non sono messi a Analizzati. sistemi, analizzati, valgono poco. Noi abbiamo 5.000 persone nel mondo, tra Dublino e Singapore, che usano questi dati proprio per estrarre degli insight, quindi delle informazioni utili sia all'assicuratore per fare migliore la sottoscrizione, sia all'assicurato per conoscere meglio se stesso, i propri rischi, oltre che evidentemente una metodologia di lavoro che ci consente di partire dal rischio per arrivare a parlare dopo di assicurazioni. E riguardo al rischio, al cyber risk, che è un'altra tipologia di È rischio che adesso è l'esempio perfetto. proprio, insomma, lo vediamo anche concretamente. In questi giorni ci sono stati anche attacchi informatici a Ma guarda, comuni e quindi sono quotidiani. quotidiani. È il rischio perfetto, cioè cade esattamente in questa tipologia. È il tipico rischio nel quale, se non si fa un'azione di comprensione del rischio e di mitigazione del rischio, diventa o inassicurabile o assicurabile a dei costi elevatissimi. È esattamente l'evoluzione della specie. È il catastrofale, perché è un catastrofale, perché un rischio cyber, se avviene un attacco cyber importante, può avere conseguenze veramente importanti, reputazionali. Assolutamente, il brand che Di può essere. business interruption, perché io posso avere la mia azienda ferma, dati fermi, clienti che comunque una customer base che viene compromessa perché i clienti evidentemente non sono contenti dei propri dati, magari pubblicati in rete. Le conseguenze sono enormi, enormi. Eppure pare, se la interrompo, che da alcune indagini, alcuni sondaggi, forse anche realizzati da voi stessi, sì, le aziende affermano, certo, bisogna far fronte a Consapevolezza. consapevolezza, ma poi alla prova dei fatti non investono per proteggersi. È vero, noi, ripeto, facciamo survey quotidiane proprio perché raccogliamo dati, perché da questi dati poi prendiamo decisioni che sono data driven, fact based, e c'è molta consapevolezza del rischio cyber, anche perché ormai è diventato di attualità, se ne parla tutti i giorni, da WannaCry, ma ogni giorno c'è un WannaCry in giro. E lo stesso osservatorio della Banca d'Italia ha parlato di numeri impressionanti, praticamente non esiste industria che non sia soggetta ad attacchi cyber per motivi diversi, perché non è solo spionaggio, sottrazione di informazioni, dati, ma anche semplicemente oggi si fa ricatto informatico, Assolutamente. si rubano i dati per poterli poi restituire dietro pagamento di un ricatto. Tra parentesi, tra le altre cose, mi viene, proprio per arrivare a cercare di essere un po' concreto, una cosa che ho letto recentemente è che a volte le aziende, proprio perché sono sensibili ma non sono sufficientemente preparate, magari anche si assicurano, anche se ancora poche lo fanno, ma non sanno che per esempio esiste una franchigia temporale rispetto all'evento cyber, o piuttosto non sanno che se esistono in circolazione delle patch che sono state rilasciate dalle società di informatica, rispetto alle quali c'è una franchigia temporale di 15 giorni mediamente, entro le quali devono essere state implementate, ma se non sono state implementate in quei termini, la polizza non funziona, è come aver compato una polizza che non ha nessun significato. Quindi capisce molto bene che non si tratta solo di comprare una polizza, ma si tratta di comprare quella giusta sapendo esattamente se quella polizza funziona per quell'azienda. Perché se l'azienda è piccola,
Nel caso di WannaCry, Microsoft aveva rilasciato la patch per risolvere quel problema. Molto spesso gli attacchi cyber entrano esattamente su debolezze dei software che sono stati identificati dagli sviluppatori, li hanno identificati, fanno la patch per risolverli, le pubblicano, quindi evidentemente tutti sanno dov'è la debolezza del sistema dove attaccare, ma se io nel frattempo non ho implementato la resolution messa evidentemente a disposizione dalla software, nel momento io in quel momento sono debole e quella debolezza è nota a tutti. È esattamente lì che entrano. Allora, io ho 15 giorni per farlo, se lo faccio sono coperto, se non lo faccio non sono coperto. Allora. Sicuramente questo fa la differenza e serve quindi anche una sorta di education, anche proprio a... bisogna proprio avere metodo, cioè bisogna capire che bisogna studiare prima di tutto i propri sistemi informatici, c'è una componente di consulenza enorme da fare e quindi una volta che io ho fatto l'assessment del mio rischio cyber, facendo tutte le attività anche di natura informatica, ha comprato recentemente una società che si chiama Stroth & Friedberg, che nel mondo a livello globale fa questo di mestiere, cioè fa tutte le attività di IT assessment che sono finalizzate alla gestione del rischio cyber. Qui non c'entrano nulla le assicurazioni, non ancora se non altro. Noi ovviamente vediamo la catena completa perché abbiamo la visione. Ma la visione parte dal fatto che io prima di tutto vado a fare un'attività di valutazione del mio rischio cyber partendo anche dalla componente proprio di infrastruttura informatica. Quando l'ho fatto, faccio della remediation, quindi lo metto a posto, lo mitigo, prendo le informazioni che mi serve per capire qual è il mio rischio residuo, cioè io riesco o non riesco a fare la patch entro 15 giorni e poi vado a fare la polizza. Ho un ambiente molto complesso, mi ci vogliono 2 mesi per fare girare la patch in tutti i miei server, al di là dei workaround che sono possibili. A questo punto devo fare una polizza che è una franchigia di 2 mesi, non di 15, ma lo so perché l'ho studiato. Assolutamente conoscere bene anche lato Chief Innovation Officer, quindi le figure interne all'azienda devono essere ben consapevoli perché altrimenti la consapevolezza in questo caso non... È nell'agenda dei C-level il rischio cyber, sì. A livello mondiale, sì, è nei primi 10 rischi percepiti, sì, dalle aziende nel mondo. È un po' troppo ancora nell'agenda dei CEO, è un po' troppo poco di quella dei Chief Risk Officer. C'è quella dei CEO, del Chief Executive Officer, però come ha detto lei molto bene all'inizio, dietro questa consapevolezza non c'è ancora una reazione adeguata. Però io onestamente voglio essere positivo, penso che questa sia l'opportunità. Perfetto. Purtroppo non siamo riusciti a parlare di welfare, il tempo è volato, ci saranno sicuramente altre occasioni per sviluppare ulteriormente anche questo tema chiave che forse merita anche una puntata ad hoc. Io ringrazio tantissimo il dottor Banin per essere stato con noi, per tutti gli spunti che ci ha fornito. Ringrazio anche i telespettatori che ci hanno seguito e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata di New Insurance. Grazie e buon proseguimento.